Oggi ci concentriamo sull'immagine scelta dall'Azione Cattolica Nazionale per presentare l'icona biblica. L'opera pittorica è la Lavanda dei Piedi di Giotto, affresco che si trova a Padova nella splendida Cappella degli Scrovegni. Avrete notato che l'immagine non si rifà al testo di Marco, riferimento di quest'anno, ma bensì al capitolo 13 del Vangelo di Giovanni. Ma allora perché questa scelta? Non guardiamo il dettaglio ritratto dal manifesto dell'anno associativo, ma allarghiamo la scena. Ciò che colpisce subito l'osservatore è l'intensità degli sguardi dei personaggi ritratti. Lo sguardo tra il Maestro e Pietro, ma anche quello di tutti gli apostoli che si concentrano su Gesù. L'attribuzione degli apostoli non è certa, ma possiamo immaginare che già come Giovanni siano proprio le figure che appaiono a destra e a sinistra di Gesù che è al centro della scena. Nella posa un po' regale di queste due figure, quasi come se fossero su un trono, e nel superbo manto ornato dell'uomo di sinistra possiamo rievocare la domanda dei figli di Zebedeo. Concedici di sedere nella tua gloria, uno alla tua destra e uno alla tua sinistra. L'atteggiamento di servizio di cui Gesù parla nel capitolo 10 di Marco lo vediamo in azione proprio durante la lavanda dei piedi, qui rappresentata superbamente da Giotto. Gesù è inginocchiato, con un grembiule in vita, la mano benedicente, la manica rossa, rigonfia, che richiama il sangue che sarà versato durante la passione sempre più vicina. Questa immagine del Maestro evoca le sue parole: «Voi non sapete ciò che domandate». E ancora: «Il Figlio dell'uomo, infatti, non è venuto per essere servito, ma per servire e dare la propria vita». Se ora riapriamo lo sguardo su tutta l'opera, è superlativo come Giotto, anche ponendo Gesù in basso, inginocchiato, in posizione di sudditanza, abbia saputo ritrarre proprio la sua grandezza. Gesù è il centro, il fulcro dell'attenzione, domina la scena, ne è il perno totalizzante. In questo modo Giotto racconta con l'immagine la grandezza di Cristo, che non è data da una gloria umana, ma dal suo amore grande e gratuito che si fa servizio. Chi vuole essere grande tra voi si farà vostro servitore, e chi vuole essere il primo tra voi sarà il servo di tutti.